siamo in pratica al polo nord e stanno piovendo pinguini dal polo sud. Esatto, i ghiacciai. Qua. Eccola. Oggi ci sfideremo un po' tra di noi per mostrarvi un po' come passiamo le nostre giornate. Allora, vai. Solitamente mangiamo. Esatto. Giada, noi sentiamo una carenza qua. Hashtag Giada. Esatto. C'è da dire che Ergi non mi vede da tanto perché sono stata tutto il tempo a casa dei miei genitori. Mm-hmm. E adesso non mi sta nascondendo e lui non sa che io sono qua. Quindi io mi farò vedere per il resto della giornata. Esatto. E lui adesso quando torna, perché la roba di lavoro, quando torna lui non lo saprà. E adesso lo andiamo a scrivere e vediamo la sua reazione quando gli dico che ho parlato con i miei e non torno più in Starbucks. Vediamo se risponde bene o se risponde male. Risponde male, c'è da preoccuparsi. No, risponde bene. Se invece risponde bene, noi gli facciamo una sorpresa. Le architettiamo bene una sorpresa. Vai. Era quando torna. Esatto. C'è il polo nord e c'è il polo nord, ma perché fa più non c'è il polo nord? E se io ho detto anzi a no, ho fatto questo, gli ho detto bianca stop. Dopo andate con il polo nord. Allora, scriviamo. Amore, ti devo dire una cosa. Hai visualizzato? La cosa che io non voglio farlo stare male. Amo, dimmi. Cosa gli diciamo? Qualcosa di diabolico. Dimmi tipo, dimmi, però promettimi che non te la prendi. Se qualcuno mi manda i punti di sospensione, oppure io visualizzo e non rispondo. Già rispondo. Non parliamo. Innanzitutto ti calmi. Ok, facciamo, vado dritto al sodo. Puntini, puntini. Mamma, oggi non vengo. E neanche domani. Ma sei seria? Però ti ha chiesto perché, cosa gli diciamo? Perché ho litigato con mio padre. Ah, sei bella, salvo! Non vogliono farmi venire più. Dai, ma volevo vederti io. Quando verrai? Dai. Mai più, scrivili. Puntini. Possiamo vederci quando non avrai lavoro? Ma non ci credo, scritto. Felici, sono seria. È impossibile che non verrai mai. E invece? Perché ho litigato pesantemente con i miei genitori. Questa volta ho sgravato. Ci parlo io con i tuoi. Dimmila. La situazione non può cambiare. Mi hanno già detto di non metterti in mezzo perché, cioè, veramente io sono sconvolta. Dopo chiamo tuo papà. Dai, allora vediamo. Mi metto d'accordo con mio padre e gli dico che lo deve chiamare. Vai, chiamiamo mio papà. Hashtag bella per salvo. Papà, stiamo registrando un video YouTube. Sei praticamente nel video. Devi collaborare con noi. Perché praticamente stiamo scrivendo a Ergi, lui ha detto che vuole parlarci lui con te. Allora, ti spiego lo scherzo. Gli abbiamo detto a Samu che io e te abbiamo litigato pesantemente, che tu non mi vuoi mai andare in Stardust mai più. Lui ha detto che vuole parlare con te. E io gli ho detto, no, aspetta, non metterti in mezzo così. Lui fa, no, ci parlo io così. E allora, tu registra. Ma litigato per quale motivo? Perché vuoi stare sempre dentro? No, abbiamo litigato perché... perché ti ho risposto male. Ok. Okay. Sempre le solite cose, va bene, dai. Registra la chiamata, fai registrarlo dal telefono della mamma, io gli dico di chiamarti. Ti faccio così, ti chiamo, ciao. Allora amore, se vuoi ho parlato con mio padre, lui adesso non mi risponde praticamente perché è arrabbiato con me, ma gli ho detto che tipo voleva, tu vuoi parlarti, ho detto che comunque sai che ha rispetto per te, ha detto che potresti chiamarlo fra 5-10 minuti. Che scherzo che sta uscendo, si è smesso in mezzo anche mio padre. Carino, visualizza subito. È proprio da sposare. Io faccio la sposa. E nessun'altra in questo mondo. Vi tolgo l'aria. Raga, siamo tornati più forti di prima. Hashtag più forti di prima. Adesso ci guardiamo il video di mio padre che ha registrato perché è stato nostro complice. Niente, abbiamo litigato. No, 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 adesso io la ritiro perché comunque si sta comportando malissimo. La ritiro un po' un pacco. È maleducata in casa, risponde male, non fa i suoi lavori. Sta cambiando di brutto lì in Stardust e non la riconosco più. Sta cambiando. E adesso vediamo poi come si comporta quando verrà a casa. Se cambia magari qualche... magari gliela faccio fare, però per il momento veramente mi ha deluso completamente. Porca vacca. E fai, come puoi aiutarla te, dimmi? Non so, la posso aiutare nelle cose di un banco. Cioè, se c'è qualche problema, la posso aiutare. Patato. Se vuoi venire magari questo fine settimana, poi magari ne parliamo. Va bene, sì. Perché... Però ti ripeto, io
ho portato dentro lì un sole, qui dentro avevo un sole, che lei comunque è molto solare, molto luminosa, è la nostra luce. Però se lì dentro ci deve essere la luce, poi dall'altra parte mi porta i fulmini, hai capito? Quando poi si comporta male, fa così, è brutto per noi, capito Ale? Lei deve sapere, comunque con i genitori che gli vogliono bene, di non comportarsi così male. Ha ragione, non si tratta mai di... Per il momento lei viene a casa. Ok? Ciao Ale. Ciao ciao. Mi ha scritto 20 minuti fa. Ho parlato con tuo papà, sto fine settimana vengo lì e vediamo se riusciamo a sistemare le cose. Ma se lo chiamassimo? Mi visualizza più, adesso piango! Zitti zitti. Amore, amore, quindi ci hai parlato? Sì, però non so se c'è il mio proposto di poter fare qualcosa, ma non so. Comunque non credo che questo fine settimana ci possiamo vedere. Perché non so, magari non mi lasceranno vedere neanche te. Cioè, sai che parlano poi alla fine. Però telefono sembrava. Ma sei sicura che non sei, sai che lo puoi vedere? No, il fatto è che. Oddio! Mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che non gliene frega niente di quello che dice. Non sto scherzando. E quindi, sinceramente, non so neanche quanto. Quando hanno fatto vedere te. Io ti lascio. A me non sei neanche mai piaciuto, ma non te l'hanno mai detto. Minuto di silenzio. Troppo no. Cioè io ci tengo, però non credo che riuscirà a stare visto la situazione. E mia neanche ti vuole. Però che sto malissimo per lui. Questa casa per amore! Io non ce la farei perché io mi scamerebbe subito. Cioè, se tu ci riesci, ne vedo. Ma amore, ma cioè nel senso non so cosa dirti. Risolveremo insieme. Vabbè. Va bene, dai. Allora ci vediamo appena possibile. Ciao, amore. Mai sentita così schifo in vita mia. Va bene, dai. Allora adesso prepariamo tutta la sorpresa e vi facciamo vedere. Esatto. Vai. Vai. Dai. C'è il regalino sul letto. Se mi conoscete da tanto sapete che è arrivato il momento di commentare con l'hashtag Minuto Filosofia. Oggi parleremo di... Parleremo di quelle persone che sembra che ci abbiano distrutto la vita, che in quel momento ci devono stare malissimo, ma che in realtà sono quelli che ci rendono la parte migliore di noi, che ci rendono più forti, perché impariamo di più dalle persone che ci hanno ferito. Quindi cosa abbiamo da dire in proposito? Perché, cioè, io anche per esperienza parlo, tutto il male che le persone mi hanno inflitto in quel momento mi faceva tanto male, ma dopo diventavo una persona migliore, con un'ambizione gigantesca dentro di me, una voglia di dimostrare a quelle persone che mi hanno insultato, screditato e non creduto in me che io posso davvero fare qualcosa, migliorare il mio aspetto, migliorare tutto quello che c'è da migliorare e arrivare in alto per far vedere a quelle persone che tu sei qualcuno. Ed è questo, per questo dico, le persone che ci fanno male ci rendono solo delle persone più forti, quindi dovete imparare a trarre del beneficio dal male che gli altri vi fanno. Esatto, io penso la stessa identica cosa, anche io da piccolina mi hanno sempre presa in giro perché magari ero diversa di comportamenti, perché magari ero troppo, perché ero sempre allegra, perché ballavo in classe, tutto quello e quell'altro, ma alla fine è tutto ciò che magari oggi mi rende speciale rispetto alle altre persone e il motivo magari per cui mi seguono così tante persone. Quindi ringrazio sia le persone per avermi fatto sentire diversa, avermi fatto credere in qualcosa che non è normalmente un pensiero comune, un obiettivo, certo. Ma ringrazio anche me stessa per non aver dato ascolto magari a questi insulti e averli trasformati in una sfida personale. Esatto. Quindi io e Corsina vi salutiamo. Eccoci qua. Allora, volevo
dobbiamo chiudere questo video. Io vi presento la mia nuova compagna di stanza. Sono così felice di vederla nella stanza con il giuro, ragazzi. Grazie mille. Allora, vedrete tanti video di noi due insieme, perché praticamente saremo sempre insieme da oggi e per i prossimi mesi. Vediamo, io spero che vada tutt'altro possibile. E quindi noi vi salutiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram. Ci teniamo. E ciao, al prossimo video.